Credo che oggi fossimo in campo in maniera particolarmente offensiva. Il nostro modo di giocare, il nostro modo di interpretare il calcio, perlomeno fino adesso, e sicuramente continuerà ad essere così. Credo che sia mancata soprattutto la concentrazione giusta a questo Catania oggi. Probabilmente non abbiamo messo quell'aggressività necessaria quando affronti squadre del calibro del Milan. Probabilmente abbiamo fatto anche poco fa, e questa la dice lunga appunto sull'aggressività. E credo anche che il Milan abbia affrontato il Catania nel massimo della propria concentrazione, quindi perché probabilmente temeva questa partita e si sono espressi quasi al massimo delle loro potenzialità. E naturalmente quando questi due valori sono così distanti, il campo poi lo testimonia con il risultato, anche se credo che noi qualche opportunità l'abbiamo anche avuta, abbiamo sempre provato a fare la partita e probabilmente diciamo così il punteggio è un po' troppo largo, però ci può stare una sconfitta a Milano, insomma. Non mi piace commentare e trovare giustificazioni negli arbitri o nelle decisioni arbitrarie. Credo che una squadra poi alla lunga forte che riesce a esprimere sì al massimo è quella che riesce anche a reagire ad eventuali torti che si pensa di subire durante la partita, perché a volte quasi sempre la percezione dal campo è diversa da quella che poi si ha nella realtà delle cose. Quindi dovevamo essere più bravi e basta. E sperare che Milan meno bravo, insomma. Grazie. Ah, fortunatamente al Catania devo pensare solo ad allenare. E le mie energie sono esclusivamente in quello, il mercato ci pensa la società, ha dimostrato negli anni di sia in entrata che in uscita di essere molto più capace di quanto possa essere io, quindi sono aspetti che perlomeno pubblicamente non ci tengo a esprimere. Ragazzi, ha fatto molto bene, quindi merito è loro, perché quando si mettono a disposizione uno con l'altro, sia in fase difensiva che in fase offensiva, i ragazzi fanno sempre le belle partite. Oggi sapevamo che era una partita, poteva essere una partita molto difficile, c'è molto merito del Milan oggi e meno dei meriti del Catania. La partita poi è andata in discesa, al primo tempo abbiamo difeso meno bene che nel secondo, mentre nel secondo abbiamo concesso praticamente neanche un tiro in porta, a parte un cross sbagliato che è finito sopra la traversa. Quindi questo è un dato molto importante. Non abbiamo preso gol, che col Parma invece a partita chiusa avevamo preso. Ora abbiamo la sosta che ci permette di lavorare per queste 8 partite che verranno tra 15 giorni fino alla sosta di dicembre. Quindi, a parte chi andrà in nazionale, gli altri saranno tutti a disposizione per mettere un po' di benzina nelle gambe. Sapevo che era probabile che Seedorf all'inizio avesse fatto un po' di fatica, era più di un mese che non giocava a parte i 20 minuti. Ambrosini non aveva iniziato male, poi però secondo me aveva subito questa ammonizione e quindi l'ha un po' condizionato. Però piano piano poi la squadra ha trovato i suoi ritmi, ha fatto le buone giocate. Sono contento per Emanuelson, che ha fatto una buona partita, è stata cattiva anche al punto giusto. Così come tutti gli altri, ecco, Yepes quando è subito entrato in partita, è entrato molto bene in partita, e quindi è lo spirito giusto che bisogna avere per poter lottare il campionato e la Champions.